forse questo lavoro che non mi va più. Scusa? Lasciamo perdere. Tu invece cosa mi devi dire di tanto importante? Poi... Guarda, più che importante, una cosa grossa. Sai che potrebbe cambiare la mia vita? Ti hanno scritturata per i pannolini. Ma che pannolini? Guarda, io ho finito con i microbi e con le pipì. Amore, guardami bene. Allora, come mi vedi come ragazza copertina dell'anno? Decisamente male. Ma guarda che ti sbagli, sai? Desidera? Sì, io voglio questo e questo. Senti. È una campagna pubblicitaria colossale. Non è una qualsiasi, sai? Per lei invece? Ma sì, ma credimi, questa volta è diverso. Mi dà questi finocchi. Sai che vogliono fare? Sentimi. Sai che vogliono fare della mia faccia? Vogliono fare un po' di carote mais. Vogliono fare il simbolo di questo prodotto straordinario, una cosa rivoluzionaria. Carpigenica kiwi. Smacchiatore atomico. Dai, su, non fare la scema. Qual è questa novità che cambierà le nostre esistenze e ci darà pavimenti finalmente splendenti? Ah ah ah, molto divertente. Comunque un segreto non te lo dico. Come un segreto? Sì, guarda, è un lancio ancora top secret. Vorrei tanto potertelo dire, ma tu devi capire, non posso proprio. Sai, se la concorrenza sapesse qualcosa adesso. Anzi, lascia perdere la mamma, esci un po', divertiti. Non puoi stare sempre a casa tappata con le tue fantasie. Ma io sto bene così, mica siamo tutti uguali. Ok, però stasera ti porto a una festa. Così finalmente vedrai dei principi azzurri in carne ed ossa. Siamo passati col rosso. Senti, comunque io ti porto a questa festa stasera. Ma no, una festa. Uno di quei posti dove ci si incontra per l'unica volta nella vita e ci si chiede: cosa fai? Dove lavori? Conosci per caso Sergio Cazzutelli? Ma nessuno gliene frega niente di nessun altro. No, non ci vengo. Non ci vengo. Invece ci vieni. Vieni, prenditi il bicchiere. Per me poco. Ah, ti piace quello lì? Quello? Ma scherzi? Neanche per sonno. Eh sì, vabbè. Chiudi il becco, moschino. Ma che si rideranno, eh? Hai visto tutti quei pupazzi in camera mia? Me li ha regalati mia madre. Lo so. Non sopporta l'idea che io sia cresciuta. Anche il mio editore mi considera un'adolescente romantica. Una buona solo scrivere banalità sull'amore da leggere e buttare via. Sbagliano. No, è colpa mia. Non ho mai fatto niente per essere considerata diversamente. Ma ora di pupazzi e romanzi rosa non ne posso più. Guarda, capisco cosa ti sta succedendo. Anche a me è capitato un momento così. Quando ce l'avevo proprio con tutti. Anche con me stessa, sai, dopo il divorzio. Divorzio? Ma questo non me l'avevi mai detto. Sei stata sposata? Sì, non lo sapevi? No. Non te l'avevo detto, sono stata sposata. Beh, non per molto tempo, però mentre è durato, guarda, è stato così divertente. Ma dai. E lui chi era? Era un tipo stravagante, così come me. Sai che faceva l'amore vestito da torero? Ma... E com'è finita? Male, in clinica psichiatrica. Sai chi ha fatto quel pazzo? Una notte ha tentato di infilzarmi sul serio con le banderiglias. Olè! Ma vattene, va, mi prendi sempre in giro. No, Susy. Quello che veramente ti voglio dire è che tutti abbiamo i nostri momenti difficili. Bisogna saper crescere, cambiare vita. Guarda me, io ho mollato tutto. La Spagna, mio marito, il lavoro che avevo lì. E sono venuta in Italia. Era il mio sogno. E faccio la fotomodella. E vabbè, ci provo. Brava, questa volta hai detto una cosa saggia. Bisogna cambiare.